Siamo qui con il presidente di Enasarco, Alfonsino Mei. Allora, prima domanda la facciamo un po' emozionale, proprio sulle emozioni. Prima relazione annuale Enasarco, le emozioni con cui ti trovi a questo appuntamento e perché hai deciso di promuoverlo in sostanza? Beh, l'ho promossa perché per la prima volta nella storia non era mai stata fatta su un cambio di passo così importante in Enasarco. L'emozione è stata tanta, infatti non so se avete notato, c'è stato, diciamo così, un incremento poi della normalità, però inizialmente mi ero emozionato e quindi è stato veramente importante davanti a me esprimere quello che la Fondazione sta facendo e quello che vorrà effettuare davanti al Governo. Questa è una cosa molto 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 importante. Da quando è presidente in Enasarco, quali sono gli elementi sui quali si è maggiormente impegnato, i risultati che pensa di aver già portato e quelli più importanti che vorrà portare in futuro? Ecco, questo, diciamo, di quello che ci siamo impegnati è stato subito di organizzare l'organigramma e una governance stabile in Enasarco, dove già, come ho detto nella relazione, abbiamo condiviso l'armonia che già c'è stata subito in consiglio e la collaborazione da parte di tutti i consiglieri. Noi abbiamo subito sostituito il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, abbiamo effettuato il CIA, che è il contratto dei lavoratori interni, e il contratto dei dirigenti. Abbiamo effettuato degli assessment sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente. Ora abbiamo approvato l'asset allocation e siamo stati pronti per fare gli investimenti e far ritornare Enasarco al centro della previdenza complementare. Questo grazie anche all'approvazione del 2 di agosto dell'asset allocation, abbiamo effettuato da subito 500 milioni in BTP, dove abbiamo già messo a protezione una parte delle pensioni degli iscritti, e adesso stiamo così andando avanti per fare gli investimenti in economia reale, infrastrutturali e soprattutto sull'azionariato diretto. Oggi presenti all'evento anche importanti esponenti politici. Come presidente di Enasarco, cosa si auspica nel rapporto tra la Fondazione e il mondo politico? Beh, questo io la definisco una tempesta perfetta, no? Nel senso che questo governo sta molto vicino alle casse di previdenza e alle libere professioni, quindi io mi auspico sicuramente di aumentare la base contributiva, che poi è quello che può dare stabilità all'ente nei 50 anni, quindi aumentando la base contributiva, cioè inserendo in Enasarco le nuove professioni, come possono essere i procacciatori d'affari della legge 4, della gestione separata dell'INPS, oppure come possono essere le nuove professioni come gli influencer. Quindi la prima cosa che chiederò al governo, è proprio come dicevo prima, è quello di aumentare la base contributiva che permetterà la stabilità dell'ente nei 50 anni. Infine, ultima domanda, lei è anche un consulente finanziario e di fatto è colui che rappresenta anche la crescita della componente dei consulenti finanziari all'interno di Enasarco, con tutto il processo di Vittoria che è stato di fare presto, supportato da ANASF e così via. In realtà la Previdenza ha visto nei consulenti finanziari un ruolo primario, perché si sono da sempre concentrati anche nell'attenzione al terzo pilastro, e quindi il ruolo dei professionisti supporto della previdenza complementare. Lei quale pensa possa essere la funzione dei consulenti finanziari nell'ottica della previdenza? Beh, al prossimo oltre la professionalità e l'esperienza, naturalmente noi infatti ci siamo già da subito dotati di consulenti intorno alla divisione, diciamo così, alla dirigenza, al servizio finanza, ci siamo già dotati di consulenti altamente qualificati. Noi possiamo apportare naturalmente nell'ambito dei 40.000 iscritti, perché ricordo oggi in Enasarco ci sono 30.000 iscritti di consulenti finanziari e praticamente 10.000 agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Questo insieme ad altri consulenti che già abbiamo messo, tra l'altro abbiamo fatto presidiare la direzione finanza da un consulente esperto in mercati finanziari e anche in procedure, e ci siamo subito dotati anche di una advisor che è Prometeia, e mentre Mangusta delibera l'asset allocation, quindi ci siamo da subito dotati di un intervento preciso e massiccio di presidiare gli investimenti. Quindi il contributo sarà fondamentale per la crescita del patrimonio dell'ente. Grazie mille.